Passiamo ai piedi del Vittorale degli Italiani, ex dimora del poeta temerario Gabriele D'Annunzio, oggi monumento nazionale, e proprio qui vedremo sfilare per la prima volta di questa tre giorni le auto d'epoca, queste vetture, gioielli dell'industria automobilistica che davvero ci faranno sognare. Allora seguiteci in tutto questo nostro speciale. Dobbiamo fare un tuffo nel passato e tornare al 1932 per raccontarvi di un incontro speciale, quello tra Gabriele D'Annunzio e un grande del Novecento dell'automobilismo, stiamo parlando di Tazio Nuvolari. Verosimilmente si sono incontrati proprio qui, nella foto che state vedendo. Che cosa ci rimane di quelle 7 ore di conversazione? Beh, rimane un incontro storico, rimarrà storico per sempre, perché quel giorno si sono incontrati due grandi, ma due temerari, due che amavano la velocità, il movimento e l'azione, il poeta D'Annunzio e Tazio Nuvolari. Tazio Nuvolari ormai nel 32 è uno dei più grandi piloti esistenti al mondo, vince su tutte le piste, viene spesso in vacanza a Salò, sa che qui dimora D'Annunzio e lui vorrebbe un incontro. Viene studiato uno stratagemma grazie ai buoni uffici dell'Alfa Romeo, in quel momento Tazio Nuvolari era il pilota ufficiale dell'Alfa Romeo, e con la scusa di portare a far vedere a D'Annunzio il nuovo 1750 Torpedo, oggi la chiameremmo Berlina, arrivano con un pilota della casa dell'Alfa, con il questore di Brescia, il prefetto e altre autorità, arrivano esattamente qui dove siamo noi. Il sommo poeta li accoglie, ammira l'auto, ma quello che rimane di quel giorno, di quelle ore lunghe, ci sono due particolari poi che stanno a dimostrare quanto Nuvolari ci tenesse. Nuvolari quel giorno sfoggiava un vestito nuovo con le stoffe fatte arrivare dall'Inghilterra. Questo per dire quanto era importante per lui incontrare il sommo poeta. E il sommo poeta ricambia la visita a Nuvolari con un regalo particolare che ha cambiato poi il modo di vestire di Nuvolari, se vogliamo. E con una cartolina molto particolare, proprio dedica a Nuvolari, a questo mantovano e alle sue gesta. Gli regala una tartarughina d'oro con le iniziali TN, Tazio Nuvolari, e dice: all'uomo più veloce, l'animale più lento. Che cosa ci puoi anticipare per questa gara che insomma sta per partire, questa prima competizione tra i partecipanti, 25 equipaggi in concorso? Beh, 25 partecipanti con auto molto belle, perché è un campionario delle vetture dei migliori pezzi italiani e europei, di vetture costruite negli anni 30 come la Balilla, come la Riley Sprite, e vetture del dopoguerra come gli anni 50 con una bellissima Ferrari 250 e addirittura le Porsche degli anni 60 e 70. E ai nostri amici che gareggiano, 90 prove speciali, che non sono poche, per cui si devono impegnare in questi tre giorni. Tutta la Gardesana domani sarà dominata da queste bellissime vetture d'epoca, ecco. In vista della prima gara di regolarità classica, tutti gli equipaggi sono stati invitati a rilassarsi qui nella nave Puglia. Ci troviamo qui in prua con il cavalier Beretta. Lei non avrebbe mai mancato questa prima edizione, d'altronde è una gara automobilistica, però si lega in maniera molto forte la figura di D'Annunzio. Sì, sicuramente, ma io sono anche appassionato di macchine vecchie, quindi ho abbinato la passione con le macchine, con il discorso di D'Annunzio, le sue imprese, le sue cose, perché sicuramente io sono molto attratto da quello che D'Annunzio ha fatto, sia sotto il punto di vista poetico sia come eroe, perché lui è stato un eroe. Diciamo la verità, la gara è più impegnativa per i commissari di percorso o per i piloti? Ma diciamo per i commissari, per mantenere la sicurezza, l'incolumità del pubblico e anche del pilota stesso. Si muove. Equipaggio numero 3, una Jaguar che arriva dall'Irlanda, una delle auto più storiche che troviamo oggi nella parata. Sì, è un'auto del 1951 e ha la particolarità nel mondo Jaguar
di essere stata costruita come una scatola di montaggio per bypassare i dazi doganali che all'epoca erano molto alti. In Irlanda hanno importato 12 auto smontate completamente e assemblate in Irlanda. È una particolarità nella particolarità. Per l'equipaggio numero 7 abbiamo un pilota da pista, però che in questo caso si deve cimentare in gare di regolarità. Quali sono le grandi differenze? Adrenaline diverse? Vabbè, certamente cose completamente differenti. Diciamo che noi, cioè io in particolare, la prendo appunto come una passeggiata divertente tra amici, collezionisti, quindi con macchine molto interessanti, posti stupendi. Però ovviamente la regolarità non mi appartiene, come dicevamo, e quindi niente, io ho orologi e diciamo copilota, sì, posso accettare volentieri una bella ragazza che mi accompagna, ma non stiamo a schiacciare i bottoncini, come si usa dire. Tentazione di premere un po' l'acceleratore? Ma sì, se sono degli allunghi ovviamente anche queste vetture hanno bisogno proprio di respirare, quindi meglio allungare e fare un po' di velocità senza infrangere nessuna regola, però hanno bisogno insomma di scaricare la potenza a terra. Arriva dalla Toscana l'equipaggio numero 8, stiamo ammirando già nelle parti interne questo bellissimo esemplare di Ferrari, è stata ricarrozzata da Fantuzzi, possiamo definirlo un esemplare unico? Almeno come diciamo ricarrozzato sì, la meccanica è un 250 che era il prototipo Spider competizione Pininfarina. Dopo alcuni anni fu ricarrozzato da Fantuzzi, che era uno dei due carrozzieri di Ferrari, Scaglietti e Fantuzzi. Gli originali diciamo scuderia eccetera furono fatti da Scaglietti con questa linea. Aveva ragione D'Annunzio allora dire che l'auto è donna? Sicuramente sì, è meraviglioso come io equipaggio femminile fare questo giro, è veramente splendido in questa cornice che sicuramente fa onore ad D'Annunzio. Forse sulla regolarità diciamo che abbiamo una carta in più. Abbiamo una carta in più perché come donne siamo molto più precise, più pignole, e ci vengono a chiedere in effetti molto spesso sul book e noi abbiamo già visto tutto la sera prima, noi siamo lì. Si sentirebbe di consigliare a tutte le donne in ascolto di provare l'esperienza? Sicuramente sì, perché è un'esperienza meravigliosa e quindi da provare. Equipaggio solo donne quindi? Equipaggio femminile, tassativamente femminile. Equipaggio numero 6, da dove arriva? Cosa possiamo raccontare di questa vettura? È una macchina che ho, è una Jaguar XK120 che ho da oltre 20 anni. È la mia preferita delle varie che ho. Però è un po' pesante da usare, da guidare su questi percorsi così tortuosi. Ho i calli e le vesciche alle mani. In questo caso abbiamo due compagni di vita anche che hanno deciso di condividere questa avventura dal punto di vista dell'uomo, del pilota. È una passione, una malattia, dire brutto è brutto e dire bella, specialmente per voi donne, magari è un sacrificio, tutto lì. Però si crea un buon compromesso se anche la signora viene portata come copilota. Certo. Sì, lui mi trascina sempre, diciamo che all'inizio ero un po' scettica, poi invece no, comincio ad essere appassionata anch'io. Arriva dalla terra ispanica l'equipaggio numero 12, esattamente da Barcellona, un lungo viaggio per partecipare a questa prima edizione. Sì, molto lungo, è stato praticamente 1200 chilometri, è stato un pochettino faticante per il caldo, soprattutto, non per i chilometri. Sì, ma bueno, è stato molto bene, mi piace molto essere qui. Per la prima edizione aspettiamo di essere seconda, terza, quarta. Dicevamo partecipanti da mezza Europa, ne sono la prova queste due belle signore che arrivano da Londra. Allora sentiamo anche da loro la voce su questi commenti, su queste sensazioni che si stanno provando in questa prima edizione della Coppa D'Annunzio. L'equipaggio numero 15, la signora Isabel, how it's going the competition? Come sta andando la gara? Molto bene, una bella competizione, ben organizzata in luoghi meravigliosi. Pare essere un po' troppo caldo qui per voi. Abbiamo trovato questo ombrellino, direi che stiamo bene. Dicevamo un altro equipaggio straniero, insomma sentiamo anche l'opinione di chi magari per la prima volta giunge sulla sponda occidentale del lago di Garda. Dicevamo
Arrivate da Londra, l'equipaggio numero 9. Do you come from London? Is it a long trip to get here? In realtà siamo fortunati perché la macchina era già a St. Moritz. E come siete riusciti ad allenarvi per la gara? Infatti attualmente siamo ultimi, quindi qualsiasi cosa fatta prima evidentemente non ha funzionato. How it's going? Is it working good, your pilot? Come si sta comportando il pilota? Lui molto bene, il copilota ad avere un po' troppe difficoltà. È la sua prima volta in una competizione con auto d'epoca? In realtà no, ma è la prima volta che gareggio in una gara con tempi precisi. Timing competitions. Siamo in compagnia dell'equipaggio numero 17. Loro sono in assoluto gli ospiti che arrivano da più lontano, addirittura da Hong Kong. Italianissimi, però insomma da qualche tempo vivete ben oltre il confine italiano. Italianissimi sì, viviamo da 10 anni ormai a Hong Kong, città estremamente interessante, ma che non condivide la stessa passione di noi italiani per le automobili antiche. Automobili nuove sì, ma quelle antiche no. Ah, non c'è quindi una cultura di gareggiare magari proprio con auto d'epoca? Auto d'epoca no, perché purtroppo Hong Kong non ha una legislazione, per quanto ne so io, che permetta alle macchine antiche di circolare nelle strade. Quindi oggi se tu importi una macchina antica a Hong Kong purtroppo devi mettere cinture di sicurezza e marmitte catalitiche, quindi rovini la bellezza di questa originalità che c'è qui. Come avete deciso di partecipare in coppia, come coniugi? Insomma, il feeling che si ha in casa lo si porta anche come rapporto tra pilota e copilota, oppure insomma bisogna stemperare un po' le tensioni ogni tanto? Guarda, il feeling che c'è in casa è probabilmente migliore di quello che c'è in macchina quando facciamo le gare. Però no, ci divertiamo insieme, sono riuscito a trasmettere alla moglie la passione per le automobili e ci stiamo divertendo. Per noi è la prima gara e io spero che lei si sia divertita nonostante qualche piccolo... Equipaggio numero 2 gioca in casa però, insomma, avete quasi una carta in più rispetto agli altri. Quasi, siamo vicini alla casa, ma di gara ne facciamo tante in giro, perché non è un problema comunque. Vi siete allenati per questa competizione o è stata poi un po' così, una sorpresa in itinere? No, il solito. Dopo un po' di gare che fai, non avendo grandi ambizioni, ci accontentiamo di come siamo. E con la guida sulla destra come ce la caviamo? Ma mi sono abituato. Avevo anche altre macchine con la guida destra, per cui non è un problema. Quest'auto invece, insomma, quali sono i suoi punti di forza? Su cosa potete contare a dispetto di tutte le altre vetture in concorso? Ma il punto di forza è la sua bellezza. Ha un design molto bello, una macchina anteguerra molto sportiva. Ha cavalli, per cui una macchina che viaggia un po', e ha i limiti e i difetti di tutte le anteguerre. Stabilità, frenate. Siamo giunti alla seconda giornata per la Coppa Gabriele D'Annunzio, ricordiamo la prima edizione. Ci troviamo in questo momento sul lungolago di Maderno. Anche oggi il bel tempo ci assiste, noi siamo pronti ad aspettare il corteo di auto d'epoca per la seconda prova speciale per la giornata. Ricordiamo, sono state una novantina, anzi saranno, perché anche domani sarà una giornata intensa per i partecipanti. Ma vediamo un po' di retroscena, vediamo cosa sta per succedere, vediamo che cosa significa una prova speciale, quanta precisione occorre per riuscire a mantenere un risultato ottimo. Siamo qui in compagnia di uno dei cronometristi addetti a questo percorso. Sentiamo insieme come va a delinearsi una gara speciale, quali sono i tempi da rispettare. Ma i tempi da rispettare li hanno loro, perché sanno quando sono partiti e quando devono tagliare questo pressostero. Poi da questo primo pressostero dal secondo hanno anche qui un tempo prestabilito, la prova sarà 7-8 secondi. Devono farla a centesimo, devono fare zero. Quali sono le difficoltà per mantenere questo tempismo? Le difficoltà sono prima di tutto di sincronizzazione dei loro orologi e poi la loro bravura. Arrivare sul pressostato quando il loro orologio dà lo zero. Come si disloca questo percorso? In che senso come si disloca? Questa qui è l'inizio della prova. Lì è la fine e l'inizio della prossima, che dietro la curva c'è un altro pressostato, c'è un'altra prova, sono delle prove concatenate. Anche
equipaggio numero 13 si sta preparando alla partenza per questa seconda giornata, questa seconda gara classica di regolarità. Sentiamo allora un bilancio di questa mezza giornata prima del gran finale di domani. È un bilancio divertente perché sono manifestazioni, per così dire, fatte per appassionati e non per persone che si impegnano più di tanto, per cui unitamente a quello che è il fatto di dover vedere posti stupendi e fare del turismo fra cose molto belle, c'è anche come contorno il fatto di fare delle gare col cronometro e di impegnarci un attimino in queste cose. È importante avere anche un buon feeling con il copilota per avere, insomma, un viaggio rilassato in queste 90 prove? Il feeling c'è e anche moltissimo, perché ci perdoniamo l'un l'altro tutti gli sbagli che facciamo, quindi non è che con questo sia meta di discussioni o di liti. Ovviamente c'è importante sentire anche l'opinione di una donna. Come si sta comportando il pilota? No, il pilota molto male, nel senso che per quanto riguarda i tempi è un disastro, però il copilota si sta comportando peggio perché non riesco a leggere il radar, quindi mi perdo, vado su e giù per il lago, ma è molto più divertente così. Centro Biancheria Tessuti Tendaggi di Brescia, Rezzato, Chiari, Castiglione delle Stiviere e Cremona.